Beh, insomma, il titolo è insidioso, perché presuppone una delle, diciamo, delle conclusioni, ve la dico all'inizio, una delle conclusioni di ciò che io avrei pensato sotto questo titolo, cioè dire che la presenza di immigrati nel loro profilo religioso presuppongono un profilo religioso ospitante che sia possibilmente chi ha cristiani. Allora, vediamo di entrare su questo argomento. Entriamo attraverso varie porte. La prima è una porta più comunemente, diciamo, aperta, che costituisce anche una base solida della riflessione, e cioè quella di fornire rapidamente alcuni dati numerici. Perché l'immigrazione è un fenomeno incandescente, è tuttora in corso, abbiamo la sua percezione più o meno precisa fino diciamo alla metà dell'anno scorso, se vogliamo anche per alcune cose alla fine dell'anno scorso, del futuro rimane incertezza, si possono stabilire delle proiezioni. Comunque, in ogni caso, partiamo da un primo dato di fondo, che è un dato per certi versi non spesso conosciuto, ma, ripeto, sconcertante anche per certi versi. Qual è questo dato? Il dato che di immigrati in Italia si può parlare in due direzioni, quelli che immigrano qui e noi che immigriamo fuori di qui. Il dato di quelli che immigrano qui, stando al 2015-2016, con delle differenze al loro interno, non siamo qui per la precisione proprio dei dati, li potete trovare, sono disponibili ai siti del Ministero degli Interni, magari anche dei migrantes della nostra diocesi. Diciamo che l'immigrazione qui ha comportato nel corso del tempo recente 4.500.000-800.000 unità. In Italia, verso l'Italia, 4 milioni, cioè l'immigrazione, noi abbiamo 4 milioni e 800 mila immigrati. E quanti sono gli italiani che in tempo più o meno analogo sono usciti dall'Italia? Quali sono gli immigrati italiani attualmente stanziali con carta di identità e passaporto italiano? Però quelli che non hanno, diciamo, trasformato se stesse, non sono diventati cittadini di un'altra nazione e via discorrendo, sono 4.500.000 circa. Questo è il primo grande dato impressionante, perché diciamo, colpisce, perché mentre si considera l'immigrazione che viene da noi è un fenomeno abbastanza sconvolgente, l'altro fenomeno lo è altrettanto. Ed è difficile compararli, cioè non è uno la causa dell'altro, l'altro la causa dell'uno. Sono due fenomeni che avvengono in modo concomitante. Forse si può, qualcuno l'ha tentato in passato, forse si può dire che gli spazi lasciati liberi da coloro che se ne vanno possono essere pensati come anche convocanti quelli che entrano, ma non è vero questo completamente. Per quale ragione? Per una ragione abbastanza evidente. La gran parte di quegli italiani che escono fuori dall'Italia per migrazione vanno verso terre migliori a partire da un punto di partenza che fa sì che partendo vadano verso le eccellenze, tendono ad andare verso una condizione migliore, cioè da un benessere a un benessere migliore. O anche recentemente, questo sì, da una mancanza di benessere verso là dove c'è almeno garantito un certo benessere. Questa impostazione, vedete che stanno arrivando delle persone, aspettiamo. Dunque, allora aspettiamo un momento, così sono appena all'inizio, quindi posso recuperare facilmente ciò che stavo per dire. Allora, ripetendo di nuovo che la riflessione di stasera presenta molti punti interessanti. Io cercherò di entrarvi partendo da una conclusione che dico in anticipo, cioè dire che
presenza dal punto di vista religioso di una relativamente vasta gamma di religioni pone degli interrogativi alla tradizione cristiana, come dire, loro sono che cosa e noi chi? Anticipo questo, cercherò di dare evidentemente nella parte finale la risposta a questo interrogativo, anche con alcune indicazioni che riguardano il nostro modo di essere come cristiani in questo particolare momento dell'Italia e della storia della nostra fede, che non aveva riscontri precedenti in altre epoche. Dovessi dire subito un'altra cosa che non ho detto prima, in anticipo, che nelle altre epoche c'era sempre la rincorsa ad avere tutti come cristiani sul territorio, le famose missioni. Che cos'erano le missioni? Che erano la punta avanzata della comunicazione attiva della fede. Quando non sono in una parte si faceva una missione, si partiva dal presupposto, ve lo dico con un esempio palmare che veniva espresso da un parroco che non vi cito chi fosse, ma un parroco abbastanza importante della nostra diocesi, il quale con grande tenacia, tutte le volte che c'era la comunione pasquale, metteva nella pista esattamente il numero di quelli che avrebbero dovuto fare la Pasqua, cioè presupponendo che dovevano essere tutti. Alla fine faceva il risultato sociologico facilmente toccabile, quante restavano era la percentuale di quelli che non erano venuti. Ma il presupposto era che la missione era per raggiungere la totalità, perché la totalità era l'orizzonte naturale del cristianesimo che sta poco distante dalle nostre spalle. Bene, questo invece oggi, quando si parla ad esempio, ma la lascio lì perché poi sarà un punto di conclusione, oggi quando ad esempio il nostro Papa insiste moltissimo su questa frontiera dell'evangelizzazione che egli chiama l'uscita, già di per sé come parola evoca un movimento esattamente opposto, almeno in apparenza, perché prima era per far entrare, adesso si deve uscire per esserci. Gli orizzonti di presenza sono profondamente mutati. Bene, in questa condizione arrivano a noi delle persone che navigano anche con la loro fede. E arrivano qua con la loro fede. Questo che cosa comporta? Per il momento che sta vivendo il cristianesimo qua, comporta diverse cose. Comunque partiamo, dicevo, da alcuni dati che possono costituire uno sfondo d'attenzione che ci è insolito e anche sorprendente. Il primo e fondamentale è che, diciamo, grosso modo, noi abbiamo due tipi di immigrazione che tra di loro si stanno svolgendo senza essere uno la causa dell'altro. Qual è il primo tipo di immigrazione? Quello evidentemente più corrente, quelli che arrivano qua immigrando e anche, se lo guardiamo di là, emigrando. Questi sono all'incirca, tutti insieme rappresentano, insomma, la massa di immigrati rappresentano 4 milioni e mezzo di persone. Però c'è l'altra immigrazione, che è quella di noi italiani che andiamo altrove. E questa immigrazione che degli italiani che vanno altrove è quasi equivalente. Non sono proprio sovrapponibili le due cifre, se volete poi ve le do in quel tanto che si sanno di esatto, 4 milioni e mezzo. Ma le due immigrazioni non si rapportano appunto come causa ed effetto. Non è che la nostra immigrazione altrove è perché, non è che quell'immigrazione è perché noi. Sono, come si dice, disomogenee. Sono due fenomeni che avvengono in contemporanea e mutano il panorama di un'entità di circa 10 milioni di persone nella nostra Italia. Naturalmente quelli che cercavano di dare una spiegazione creando fili di collegamento tra loro hanno tentato di dire, alcuni inizialmente, la risposta che sembrerebbe essere la più ovvia, quelli vengono perché vanno via. No, perché noi oggi emigriamo verso, noi dico italiani, emigriamo verso l'altra parte del mondo per ulteriori e migliori eccellenze, ma in aggiunta specifica di una variante
per non perdere il benessere a cui siamo stati allevati, il livello che noi abbiamo raggiunto, non perderlo. E forse se un rapporto di causalità si dovesse stabilire tra un'immigrazione e l'altra, è che di fatto però questa immigrazione lascia degli spazi vuoti e sono spazi giovanili per lo più. E l'immigrazione è in tanta forte parte immigrazione con giovani, persino con bambini, come tragicamente sappiamo. Allora si potrebbe dire, ecco, i rapporti che si stabiliscono di causalità, di una certa causalità, si dice, meno male, ecco, dico frasi che si sentono, meno male che c'è l'immigrazione perché rimpolvono in giovinezza i quadri degli abitanti del nostro paese, che perde in giovinezza. Cresce in anzianità e perde in giovinezza. E sempre mantenendo questo filo di causalità, che sono un po' delicati e che non vanno trattati, diciamo così, meccanicamente, si potrebbe dire un'altra cosa, che anche questo è abbastanza sconvolgente, se la consideriamo bene. Che rispetto ai 10.000 che finora tra gli immigrati godono dei benefici della pensione, avendo pagato evidentemente le tasse, tra gli immigrati qui da noi, ci sono però, c'è però una quantità sovrabbondante di immigrati qui da noi che pagando i contributi riesce a sostenere già oggi 650.000 pensioni di italiani, con i loro fondi versati al fondo delle pensioni. E allora lì c'è un altro tipo di aggancio che si stabilisce, cioè il senso, la portata che questa immigrazione può creare, dandosi il vuoto anche di nuove generazioni che c'è tra di noi, ma soprattutto direi forse questo, che va più dentro, incidendo, e non è solo legato all'immigrazione, è che le condizioni di benessere fanno sì che anche la ricerca di lavoro nelle società di benessere è un lavoro di alto livello, medio-alto livello, quindi rimane sguernita di prestazioni il lavoro di, chiamiamolo così, la manovranza. A seconda delle epoche, le manovranze elementari della società. E qual è nel nostro tipo di società di benessere la manovranza elementare? Lavori manuali, lavori di assistenza agli anziani, edilizia e cose di questo genere, caporalato, agricolo e via discorrendo. Come dire allora che tra quell'immigrazione che esce e questa immigrazione che viene c'è un certo filo di connessione che non si può stabilire tanto mi da tanto, però in qualche modo rivela che, ad esempio, le società che sono ad alto livello come siamo stati noi fino a non moltissimo tempo fa e in parte certamente ancora siamo ad altissimo livello, progettano il futuro a livelli superiori dei bisogni elementari. E i bisogni elementari rimangono inadempiuti, quindi sono un richiamo di immigrazione. E poi però c'è ancora anche altro da dire a questo riguardo. Io lo accenno semplicemente per finire questa questione dei dati di carattere generale, non ancora di carattere religioso, e cioè che le immigrazioni in genere sono dettate dai paesi da cui vengono le persone, più ancora che da ciò dai paesi in cui si va. Cioè dire, bisogna che per tentare di uscire dalla propria tradizione e rischiare qualcosa, è vero che ci deve essere una attrazione là, verso dove tu vai, ma ci deve essere soprattutto una pressione dove tu sei. Queste due cose sono tutte e due in questo momento presenti e sono, non diremo tra di loro,
chi, quale è più forte, ma sono due propulsori dell'immigrazione fortissimi. Io ne dico uno che mi piace di poter dire per primo, anche se vedo che in giro per il mondo alcune volte, specialmente noi occidentali, sottovalutiamo questo aspetto perché non ne comprendiamo la potenza d'urto. Si viene qui perché si sa che si sta bene qua, sotto molti punti di vista, che altrove sono impensabili. Ad esempio, da noi non ha, salvo elementi recenti, da noi la fame non c'è più come prospettiva dominante, ma in alcune parti del mondo la fame c'è. La fame c'è. Vera, non i poveri che andiamo a cercare noi con volontariato, ma la fame vera, quella per cui si muore di fame. Poi c'è una cosa che noi sottovalutiamo. Noi abbiamo costruito qui in Europa, direi soprattutto in Europa, ma non solo, ma direi in Europa, abbiamo costruito il cosiddetto, quella che la gabbia di Faraday, io la chiamerei, che è lo Stato sociale. Cioè lo Stato è imprenditore verso il cittadino, garante, imprenditore, facilitatore, sostegno, assistente, chiamiamolo come vogliamo. Qui ci sono delle, tra virgolette, garanzie su cose strepitose se guardate con occhi dal di fuori di questo mondo. Ad esempio, in certi paesi se tu stai male muori o ti tiene la malattia, è finito il discorso. Non esiste previdenza sanitaria. Notate che lo Stato sociale, quale si è sviluppato in Europa, rende lo Stato imprenditore rispetto a questo. Lo Stato che prende iniziativa sociale, questo è lo Stato sociale, lo Stato che tra le sue iniziative, i suoi compiti ha, diciamo, la salute in questo caso. Ma in alcune parti del mondo non è così, o paghi o crepi. E senza andare a finire sempre di solito in Africa, basta andare in Centro America. Cioè tu se ti presenti al pronto soccorso in certi posti, ti presenti al pronto soccorso con una peritonite, la prima cosa che ti chiedono fa $300. O li hai o non li hai, se non li hai puoi sparire. Nessuno si fa scrupolo. Cioè nessuno, voglio dire, in quel posto lì. Qui anche un immigrato scalcinatissimo che arriva qua, che ne ha, magari deve ancora fare tutte le cose. Sì, è pronto su cosa, ma non lo respinge. Lo Stato sociale, che poi vuol dire anche il fatto che, come dire, lo Stato nei tuoi confronti riconosce la parola enorme, diritti. Ma dove mai si può pretendere qualcosa? In giro per il mondo, in tanta parte del mondo. Ma dove mai? Ma dove mai? Tu puoi avere un diritto. Semmai, e in questo guardate che capiscono molto bene certe preghiere dei salmi del Primo Testamento, che noi recitiamo certe volte un po' così gioiosamente, dove si dice ti imploro Signore, ti prego. Perché anche nelle preghiere del Primo Testamento si vede che c'è una società lì sotto in cui l'unica arma che tu hai è implorare, mica pretendere, eh? Non puoi pretendere niente, cosa puoi fare fuori la stessa? No. Puoi pretendere. Qui invece si è instaurato il principio che ha costruito delle cose enormi, secondo cui tu hai parola terribile, diritti. Diritti. Tra l'altro di dire quello che vuoi senza che ci rimetta la vita. In certe parti del mondo io se dovessi fare una conferenza come stasera dovrei prima presentarmi a un certo ufficio, far vedere quello che devo dire e accettare che lui mi mette delle righe nere sopra per alcune cose che io vorrei dire. Ma qui tu puoi avere un'idea diversa e nessuno ti ammazza. Oh già. Allora, questo costituisce
naturalmente se nel paese in cui tu vivi, insomma, scorrazza la violenza indiscriminata e per giunta anche a volte particolarmente crudele, come avviene in alcuni casi, per cui cioè queste due forze messe insieme spingono a uscire e rischiare la vita. Quanti sono in condizione di immobilità su queste due cause, chiamiamole economiche, economico-umanitarie? Quanti sono oggi nel mondo in questa condizione di immobilità? 250 milioni. Che sono in zone di... cioè, da dove venga fuori la lava per uscire dipende da dove giri il mappamondo, ma in posizione di immobilità di questo genere sono circa, calcolato, 250 milioni di persone. Che poi tutto sommato, guardando cosa sta capitando in certe parti del mondo, non è neanche una cifra tanto spaventosa, comunque è una grande cifra, è metà dell'Europa, insomma, la metà della popolazione dell'Europa, calcolata così. Poi si aggiunge nell'immigrazione un altro fattore invece, che è dovuto alla mobilità complessiva che crea la cosiddetta conoscenza globale del pianeta e la penetrabilità globale del pianeta. Se non altro per fare dei viaggi, tu puoi andare ovunque oggi facilmente, ma con la testa, con l'informazione vai ovunque. Allora, questa globalità d'orizzonte ha dei risvolti a volte che non hanno niente a che vedere con l'immigrazione di cui si parla fino adesso, è semplicemente come entra nella normalità che i confini divengono relativi. Se una parte dell'immigrazione nostra all'estero è perché uno pensa che magari a Londra, magari uno pensa che magari fino a magari in qualche paese dell'America Latina, o magari anche in Cina, mentre invece in questa mobilità, vi do solo un piccolo dato di riferimento, poniamo l'area contadina che non si è ancora mossa dentro la Cina, la massa contadina di questo 1.300 milioni di abitanti che sono in Cina, la massa contadina che è ancora nelle campagne ma che è il potenziale di spostamento all'interno della Cina e poi chissà dove, è, sapete di quante persone? 450 milioni di persone che, detta così con frase cauta, non si sono ancora mossi dalle campagne. Ma questo mi sembra benissimo, i cinesi stanno acquistando una velocità di penetrazione del pianeta Terra molto grande. Non è l'immigrazione di cui mettiamo noi in primo piano l'accento, no, questa sera, ma è l'immigrazione, come potremmo dire, quasi l'immigrazione normale, o l'immigrazione, diciamo, corrente nel mondo, che può svilupparsi in qualunque momento. Come a un certo punto, non so, poniamo, alcuni nostri imprenditori sono andati in Romania, non più tanto adesso, comunque in Romania sono andati, cioè in Cina, non più tanto adesso, eccetera, perché era lì e si va per vantaggi, per apertura di possibilità e così via. Finita questa diciamo spumeggiata di dati, no? Per dire che questa faccenda è una faccenda di cui noi cogliamo un, diciamo così, uno spiffero rispetto a tante condizioni in cui si trovano, con cui, diciamo, uno sguardo futuro del mondo deve tenere un po' conto, quasi con un tasso di alta normalità, che questi spostamenti dentro il pianeta Terra andranno sostanzialmente stabilizzandosi. Come si stanzieranno le cose non si sa, ma che ci sia questa magma in movimento nel mondo, fattibilissimo. Per cause urgenti, per meno urgenti, per benessere, cioè per il meglio, tante cause. Bene, adesso invece veniamo al risvolto specifico di stasera, che è il risvolto religioso. Si può chiedere a coloro che vengono qui, questi, poniamo,
270.000 del 2016. Sì, che sono una bella cifra. Teniamo conto però che uno su due non si ferma qui da noi. Finora è stato così. Se noi abbiamo su questa cifra, noi ci chiediamo, poniamo una domanda tipica di stasera. Dal punto di vista religioso, chi sono questi che vengono qua? È una domanda pertinente o non pertinente? È una domanda pertinente. Mediamente la risposta che viene distinto dal nostro paese riguardo a questo tipo di problema è che, la dico così in termini un po' brutali, ma non mi interessa di che religione sono, cioè per dire allo Stato non interessa, interessa che sono gente che arriva. La questione religiosa di queste persone non è in prima battuta almeno qualche cosa di significativo. Ma anche dal punto di vista religioso, alcune volte, anche dal punto di vista ecclesiale, si sente che di fronte a queste emergenze che spingono le persone, si dice, ma non facciamo, cioè qui non interessa la religione che hanno, è importante che si trovi una soluzione umana per queste persone. Quindi la questione religiosa di questi immigrati, per diversi motivi, esterni la visione laica dello Stato, interne la visione religiosa, fanno mettere in secondo piano il problema specifico della loro legislazione. O però ci sono, è registrato anche questo statuto, amplificato. Naturalmente ci sono anche invece delle altre reazioni che all'opposto sottolineano nell'immigrazione specificamente la questione religiosa. Come dire, qui conta che arrivano tot di quella. Naturalmente capiamo tutti subito che qui si tratta soprattutto dell'Islam. Ma insomma, mettiamo l'Islam, soprattutto dell'Islam, anche per delle ragioni abbastanza concrete e specifiche. Una parte di questi immigrati sono determinati da conflitti all'interno dell'Islam. E poi anche perché oggi l'Islam dentro di sé ha dei problemi seri che evidentemente avendoli dentro di sé uno li pensa che se li porti anche dietro, e sono il problema sostanzialmente del terrorismo, cioè del radicalismo islamico. Tra l'altro devo dirvi che un titolo che verrà dato ad un importante, speriamo di riuscire a farlo, incontro che si sta organizzando per un tempo prossimo qui a Torino, è un titolo eloquente da questo punto di vista. Il titolo è, organizzato da musulmani, Islam contro islamismo. Islam contro islamismo. Qui parteciperanno evidentemente anche altri rappresentanti di altre religioni, ma sottolineare insomma il fatto che questa questione dell'estremismo islamico fa sì che nella immigrazione si veda soprattutto l'aspetto, all'opposto della visione precedente, soprattutto l'aspetto religioso. È diamine. Questo sarà mica per caso una condizione che favorisce, che insomma, che ci porta dentro all'Europa. Poi naturalmente qui sotto si fanno anche delle altre riflessioni che sono certamente più serie, ma anche un po' spinte, cioè dire, ecco, noi siamo di fronte ad una, sempre stando su questa prevalente attenzione all'Islam, noi siamo di fronte ad una, diciamo, subliminare penetrazione dell'Islam in Europa che punta alla conquista religiosa dell'Europa attraverso l'immigrazione. Una delle cose, devo dire, ahimè, mi dispiace di doverlo dire, che alcune volte questo modo di ragionare viene detto da alcuni imam all'interno dell'Islam. Ah, l'Europa è aperta, non c'è più la fede nell'Europa, l'Europa è aperta all'Islam. Alcuni sconsideratamente dicono questo all'interno dell'Islam. Ma adesso poi non conviene prendere queste posizioni, perché prendere sul serio vuol dire rendere più serie di quel che sono.
bisogna dirlo anche questo, che ci sono sciaguratamente alcuni all'interno che semplificano la storia della predicazione così, specialmente dentro certe zone dell'Islam, dicendo che ormai l'Europa è un paese di conquista. Comunque, la tesi che l'Islam costituisca insomma un problema è ineludibile, e di fatto di questo poi bisogna poi anche parlare. Però anche qui, allora, fermiamoci ad alcune statistiche rilevate dagli studi del Ministero degli Interni, cioè dai dati del Ministero degli Interni elaborati dalle organizzazioni deputate all'analisi, della Chiesa italiana in questo caso, deputate all'analisi religiosa dell'immigrazione, cioè l'appartenenza religiosa. Allora, il dato è questo, che i musulmani rappresentano all'incirca, su cui posso darvi le cifre un po', dunque, nel 2000 l'immigrazione era 36% fatta dai musulmani, nel 2002 era scesa al 32% di musulmani e nel 2016 è solo più, si fa per dire, il 29%. Ma l'immigrazione di origine di matrice cristiana è cattolici 2026, qualcosa per cento, 2002 29, nel 2016 26% di questi immigrati sono cattolici. Ma se aggiungiamo cristiani ortodossi, chiese delle grandi chiese d'Oriente, ad esempio, chiese cosiddette non calcedonesi o di rito orientale, sono rispettivamente, nel 2000 erano il 21,5%, nel 2002 erano il 25,5% e nel 2016 questi cristiani non cattolici ma cristiani rappresentano il 31%. Facciamo la somma e qui viene fuori un dato che è molto importante, che ritengo debba diventare un punto di riflessione serio in tutta la questione. Sono calcolati insieme 31 più 26 fa 57% degli immigrati sono di matrice cristiana. Dove si vede questo nella nostra attenzione pastorale? Domanda, subito. Dove si vede questo? Noi non abbiamo ancora occhi per vedere questo. Non abbiamo ancora occhi per vedere questo. Perché siamo, diciamo, ancora non consapevoli della potenza, ripeto, d'urto che ha questo cristianesimo che ci arriva sotto l'immigrazione. Mentre le nostre preoccupazioni sono ancora legate troppo sovente alla sistemazione dell'arredo dei nostri ali. Bisogna che facciamo attenzione su questo, Perché chi viene, perché una delle prime istanze, ecco qui entriamo adesso nel vivo, una delle prime istanze che bisogna tenere presente per chi viene, specialmente sotto forma magari traumatica, da una tradizione arriva in un'altra, la prima esigenza è che si trova smarrito rispetto a un mondo nuovo e ha bisogno di luoghi e di segni di riconoscimento che lo aiutino, lo valorizzino nel conservare la propria identità e non perderla. Su questo terreno, ad esempio, io penso a alcune tradizioni cattoliche che vengono dall'Africa, soprattutto, sono vissute in modo molto diverso in Africa da quando non siano vissute qua. Se uno pensa di poterli immettere direttamente dentro la nostra tradizione, il nostro modo di concepire, anche soltanto il giorno festivo, siamo fuori rete, Siamo fuori rete. E, allora, dunque, si pone una questione prioritaria di come intercettare religiosamente questa forte maggioranza di cristiani immigrati, di immigrati che sono anche cristiani. Ovviamente questo spetta specificamente alla Chiesa, non spetta allo Stato.
E noi come comunità ecclesiale su questo terreno abbiamo tanto, tantissimo da fare. Perché noi abbiamo delle statistiche che se non si... Le statistiche possono dire, le esperienze attraverso la statistica, che se tu non dai una possibilità di identità in un mondo che è estraneo al proprio, dopo un po' di tempo c'è il distacco, cresce la difficoltà del conservare la propria tradizione religiosa e soprattutto la difficoltà di immergersi in una tradizione. Cosa c'è bisogno lì in mezzo? C'è bisogno di qualcosa di specificamente tuo. Eh sì. Da questo punto di vista, ad esempio, io mi sono permesso in alcune circostanze anche riguardo alla nostra diocesi di dire che noi oggi dovremmo già avere in Torino almeno 3 o 4 parrocchie gestite da africani, come parroci, non come mordi e fuggi durante l'estate, ma come parroci. Poi avremo bisogno, forse per altri, di avere qualcuno deputato di quella tradizione che, non so, si occupi specificamente di loro, anche se non è possibile immaginare per questi immigrati che ci debba essere una parrocchia territoriale come l'abbiamo noi, su un territorio tot abitante o no. Deve essere una parrocchia che magari copre un'area di 3-4 province, perché magari sono 3.500 in tutto il territorio metropolitano. Oppure sono 5.000, 6.000. Cioè è necessario che ci sia una struttura intermedia che li intercetti nella loro identità, perché tra le molte difficoltà che hanno, in più quella religiosa richiede di essere coltivata specificamente. Non è facile che accedano le strutture esistenti in questa tradizione. Non è facile. E poi io direi che in qualche modo si può cominciare a pensare, almeno per una parte di questa immigrazione che dopo un po' di tempo si è già stanziata qua, pensare di poter fare un secondo passo, che è quello non di far loro essere come noi, ma di consentire che ci siano dei luoghi in cui continuano a mantenere vive le proprie tradizioni. Il secondo passo è quello di trovare il modo di integrarli anche in altre strutture di carattere che saranno poi quelle del loro futuro, probabilmente, se staranno qua. E quindi di cominciare a inserirli nella pastorale ordinaria, non in una conferenza una sera, nella pastorale ordinaria, perché questi sono, secondo me, diciamo, quelli che devono trovare la propria strada di interazione con noi. Ma fondamentale, fondamentale è che si adoperi questa parola ordinario, cioè l'immigrazione costituisce una dimensione ordinaria anche all'interno della Chiesa, di convivenza con tradizioni diverse. La maggioranza di questi, diciamo, immigrati di carattere di tipo cristiano, quali sono le componenti più rilevanti? Io provo a fermarmi un po' su questo e poi verrei ad alcune rapidissime considerazioni finali. Allora, tanto c'è una componente cristiana, chiamiamola così, di carattere mettiamoci nell'ottica protestante per un momento, una parte notevole di protestantesimo che non è il protestantesimo europeo. Difatti una delle cose più difficili che voi potete chiedere a un protestante oggi a Torino se conosce le assemblee protestanti degli immigrati, perché non riesce ad avere la mappa di questi protestanti, perché si radunano prevalentemente tra di loro attraverso tradizioni che sono vissute in un certo modo in Africa e non hanno l'equivalente del modo con cui il protestantesimo si è configurato lungo il tempo qui da noi sul territorio italiano. E sono alcuni di loro, le chiese riconosciute, valdesi, battisti, luterani, pochi sono qui da noi, rispetto a queste chiese nuove non sanno com'è. E
sono questi 20, 30 comunità di evangelici che sono distribuiti sul territorio e hanno una loro dinamicità, quindi anche i protestanti sono in una fase abbastanza delicata di aggancio della loro tradizione come si è consolidata in Europa rispetto a queste tradizioni nuove che vengono soprattutto dall'Africa, ma non solo. Più facile è il rapporto dei cattolici che vengono dall'America Latina col cattolicesimo locale. Da questo punto di vista ci sono delle comunità specialmente peruviane, ma non solo, le quali si stanno organizzando in un modo significativo. E poi, per ciò che riguarda il versante asiatico, la comunità più potente dal punto di vista cattolico è quella filippina, la quale da tempo è ben seguita. Mentre invece le altre comunità, quella latinoamericana, è ancora dispersa. E noi abbiamo, dal punto di vista diocesano, abbiamo cominciato a fare qualcosa a questo riguardo. Pensate che fino a qualche mese fa c'era addirittura un sacerdote cinese che cercava di mantenere contatto con i cattolici cinesi dentro l'immensa immigrazione qui da noi cinese, che dal punto di vista religioso è una grande incognita. Sono più attivi anche all'interno dei cinesi protestanti, i quali hanno già almeno due luoghi di culto importanti, protestanti, qui cinesi, e del resto è così anche in Cina. La dinamicità maggiore del cristianesimo in Cina è quella dei protestanti, sono tre volte più numerosi dei cattolici in Cina. Sapete che in Cina si fa una stima della presenza cristiana in Cina, su 1.300.000.000 di abitanti, si pensa che l'area cristiana involta, le stime più alte, la danno a 130 milioni. È una roba grande, eh? Ma tre volte di più sono i protestanti rispetto ai cattolici. Qui da noi non abbiamo, per il momento, non abbiamo una presenza di un sacerdote, ci vuole veramente un sacerdote cinese che accosti i cinesi. E sono una minoranza di cui è molto, molto piccola, è di cattolici. Poi ci sono una certa presenza protestante più vasta, e poi c'è un immenso mare di credenze che, come capita anche in Cina, sono aperte, non aperte, a seconda delle tradizioni interne, ad un discorso di carattere cristiano. Ma, e poi qui veramente, veramente chiudo, ma la cosa che a me premeva di più dire però è questa. La dico proprio per ultima, in quanto ritengo che voleva essere un po' il sugo di tutta la storia. Se io avessi qui di fronte a me degli amministratori pubblici, farei un certo tipo di discorso che vi dico subito dopo. Ma avendo qui di fronte, presumo, dei credenti, direi attenzione, che in quasi totalità, a prescindere dalle se siano musulmani, se sono cristiani che vengono dall'Iraq, vengono dalla Siria, vengono dall'Africa, vengono dall'America Latina, vengono dalla Cina, vengono dal Vietnam, vengono dal Bangladesh, dall'Indonesia, chiunque venga, attenzione che ci fa una provocazione fortissima sul modo con cui noi siamo abitualmente capaci di comunicare nella fede. Per tante ragioni il nostro cristianesimo qui in Occidente, o soprattutto il cattolicesimo, è diventato un cattolicesimo che non ha più l'ordinario linguaggio religioso come comunicazione. Il linguaggio religioso va bene in chiesa, ma fuori dalla Chiesa la vita sembra che non abbia nessuna possibilità di parlare il linguaggio religioso. Attenzione, che questa che io chiamo in termini patologici afasia della fede è scandalosa per tutte le tradizioni religiose che si affacciano qui con l'immigrazione. Detto in termini propositivi, bisogna che nel rapporto con chi, con la generalità,
di quelli che vengono qui, da qualunque religione essi vengono, ma direi ci interessa specialmente i cristiani, per essi la comunicazione di fede è molto più ordinaria, sciolta. Per dirla in termini un po' spicci, non c'è nulla di più comunicativo per un musulmano che tu vedi lì fuori che sta chiedendo qualcosa, oppure per un nigeriano cattolico o protestante che è fuori dai supermercati col suo cappello, noi entriamo su questo argomento, ma che è lì fuori col suo cappello, non c'è nulla di più comunicativo che dirgli: sei cristiano? Se vi dice il nome lo capite subito, stiamo sul nigeriano. Se vi dice un nome di santo è cristiano, perché il nome di santo l'ha aggiunto al nome etnico della sua, ossia le varie grandi etnie che ci sono nella Nigeria, Ibo o che altro, bene, se lui si chiama Marcos e poi Tati dice un nome stranissimo, è cristiano. Ma non c'è nulla di più comunicativo che dirgli, e se tu gli vuoi dare un aiuto, per dire, se gli dici "Preghi per me", gli fai una bellissima comunicazione. Posso dirgli semplicemente che paese va? Ah, che bella la foresta da te. Noi abbiamo perso la comunicazione ordinaria di carattere religioso, quella che accompagna il vivere comune, la comunicazione sulla salute, la comunicazione su... Just pray for me, di un nigeriano che è lì fuori e chiede qualcosa. Just pray for me, prega per me. Lo vedrete raggiante. Ma anche su un musulmano. Se voi un musulmano al posto di dare solo dei soldi per comprare i fazzolettini, quando uscite fuori di chiesa o entrate, gli dite come preghi, gli fate un bel servizio di comunicazione. Perché lo prendete nella parte più splendida della sua dignità, che è la dignità interiore, la dignità spirituale. Sono già nei guai per varie ragioni, che almeno quando incontrano i cristiani si accorgono di essere riconosciuti e di avere un'anima. Facciamo attenzione su questo, perché noi siamo diventati patologicamente afasici nella fede. La fede non è, per tante ragioni, in tempi recenti, non è più parte della comunicazione ordinaria della vita. Invece, nei rapporti religiosi con quelli che sono immigrati, si stabilisce un'onda di comunicazione straordinaria, dopodiché dagli anche da mangiare, dagli da vestire, dagli anche, eccetera, eccetera. Ma, attenzione, che... Per dirla in conclusione, una delle forme più comunicative è la comunicazione di carattere religioso. Mentre invece per noi innanzitutto la comunicazione, ho una battuta terribile, mi ha detto una volta un immigrato, voi ci date tutto meno Gesù Cristo. Ci date da mangiare, ci date da vestirci, ci date eccetera, ma con voi non si può comunicare su questo. Era evidentemente, probabilmente ha avuto un'esperienza traumatica con qualcuno che, diciamo, era particolarmente superficiale, cioè il pensare, però sottolineavo secondo me un dato di fatto, cioè che la nostra tradizione religiosa rispetto all'immigrazione, anche sul piano della religione, ha una grande occasione storica per accorgersi di che cosa significa la religione per le persone, uscendo dalle abitudini asettiche che ci siamo un po' costruite noi, ciascuno sta al suo posto, non se ne parla. E da questo punto, ecco, adesso immaginiamo di avere gli amministratori che mi sentono. Gli amministratori che sentono, alcune volte possono commettere, mi è capitato di scorgerlo questo, avere questo atteggiamento che viene evidentemente non sono tutti così, figuriamoci, ma ci sono certamente dei filoni nel nostro modo di concepire il rapporto con la religione da parte di chi è, diciamo, laico, chiamiamolo così,
che della religione, a me non interessa questo, non per carità. Finché questo viene detto in termini di, insomma, di rispetto cautelativo, va bene, ma non tenere conto che chi è di fronte a te è uno che ha una fede, secondo me è una tua difficoltà, ma che crea una difficoltà anche in lui, perché non si sente riconosciuto in ciò che lui è. Dopodiché la componente politica del nostro tipo di mondo fa bene, anzi deve vigilare perché tra le religioni non nascano e non si coltivino le divisioni che possono essere pericolose o gli estremismi che sono assolutamente terribili, ma deve fare attenzione che la religione va rispettata attivamente, non va controllata con distacco, punto e basta. Va rispettata attivamente. E soprattutto non bisogna fare in modo che chi si rapporta con te deve dimenticare di essere un credente per essere rispettato. Su questo bisogna fare attenzione, perché noi abbiamo introdotto questa... Poi c'è una sottospecie in alcuni, che è complicata la vita politica da noi per tutto quello che c'è stato dietro. All'interno di certi filoni della nostra vita politica ci sono alcuni i quali, avendo delle cose, diciamo, delle conti aperti con la tradizione cattolica, per tante ragioni, in polemica essendo col cattolicesimo, adoperano la condizione religiosa degli immigrati, diciamo, privilegiando quelli che non sono cattolici per in qualche modo fargliela pagare al cattolicesimo, perché hanno delle pendenze col cattolicesimo. È il nostro complicato, il nostro tipo di mondo politico. E quindi, come dire, come è capitato anche, ma come modo di pensare, si considerano, diciamo, innanzitutto quelli che non sono cristiani. Innanzitutto quelli che non sono cristiani. I cristiani vanno tenuti a bada, vanno tenuti lontani. Si fa tutto, la contenzione, eccetera, eccetera, e vi discorrendo. Ad esempio, l'esempio clamoroso che voi avete visto tradotto non più nei politici ma nella mentalità corrente al piano terra, quando ad esempio la famosa questione del Natale, no? Si dice se noi non possiamo fare il presepio perché ci sono i musulmani nelle scuole, tra l'altro denotando un dirigente scolastico che dice questo, denota impreparazione culturale, perché dovrebbe sapere che nel Corano c'è un grandissimo rispetto per la natività di Gesù. Delle pagine splendide ci sono nel Corano che descrivono e raccolgono la tradizione della nascita di Gesù. Altro che dire per non offendere i musulmani non si fa. Alcune volte veramente si scorge all'interno di alcune persone che ci si serve della presenza di altre religioni per farla pagare al cristianesimo, per conti che si hanno aperti col cristianesimo e specialmente col cattolicesimo. Ma queste cose sono molto poco belle, molto poco belle, al punto tale che devo dire che alcuni miei amici musulmani, non solo di Torino ma anche altrove, mi hanno detto: benissimo, se non fanno i cristiani per esempio lo facciamo noi. Risolto il problema, citando le sure del Corano, dove si parla della nascita di Gesù. Bisogna che, anche lì allora, veramente concludendo, bisogna che non applichiamo le nostre beghe del passato storiche sul territorio per interpretare e farla pagare alle tradizioni religiose che arrivano qui, magari alcuni di loro avendo pagato con rischio della vita la loro appartenenza di fede, che non debbano venire qui e sentirsi dire in nome della laicità che non ci si può... Non ci si può esprimere come cristiano. Il massimo che può fare il cristiano è stare zitto. Beh, io mi fermerei qua, delle cose ce ne sono, possiamo tra di noi adesso confrontarci. E che Dio ce la mandi buona. Allora,
c'è un microfono che gira per la sala perché fanno piacere di sentire qui. È spento forse? Tirare su, verso l'alto. Una visione dell'immigrazione secondo me un poco positiva. Non si sente, scusa. C'è la pila? Mi cascata. E quindi non hai toccato tanti aspetti. E, io invece sono molto critico verso il fenomeno immigrazione e sono anche critico per quanto riguarda la Chiesa su come ragiona sull'immigrazione. Adesso non c'è tempo di spiegare, però mi sembra che ci sia molta confusione anche da parte degli italiani che ricevono informazioni, molta manipolazione delle informazioni, dati che hai citato che però sono in contrasto con la realtà che uno vive, che vede ogni giorno in città e le notizie che ci sono sui giornali. E, io lo ritengo un fenomeno molto pericoloso, molto difficile da gestire e sono molto pessimista, vista anche la classe politica che abbiamo, che fa veramente di tutto per distruggere l'Italia e gli italiani. Non so, ieri sera poi senti anche interventi di mediatori culturali africani o no, che dicono un mare di sciocchezze intollerabili e inascoltabili. Grazie. Io mi associo pienamente e direi che non ho mai visto questa accoglienza della figura del Cristo. Io in televisione ho sempre sentito parlare di cadaverino appeso sulla croce, in termini dispregiativo, da musulmani di una certa rilevanza culturale invitati in televisione. Grazie. No, io volevo solo dire che hanno tanto che ci sono gruppi cattolici che continuano a, diciamo, a sostenere che questa chiamano invasione crea una nostra islamizzazione, cioè che noi li accogliamo e in realtà non ci accorgiamo che in effetti ci stanno appunto cambiando la fede, stanno, è una specie di invasione e ci troveremo poi tutti i musulmani. Questo lo sento però da gruppi che mi sembra che abbiano una certa, cioè, non persone isolate, cioè proprio delle correnti cattoliche che ho sentito, ho letto, cose di questo genere. Invece tu sostenevi il contrario. Cioè, cosa sostenevo io? Che non c'è questo pericolo di islamizzazione. No, io non mi sono pronunciato. Ah, non ti sei pronunciato. Io non mi sono pronunciato su questo. No? Su questo non è, quindi questo fa già parte dell'intervento che avrei voluto poi adesso fare con i due interventi che ti hanno preceduto. Io su questo non mi sono pronunciato. Anzi, ho detto una cosa a suo modo terribile. Ho detto che ci sono alcuni all'interno di zona dell'Islam i quali cavalcano precisamente ed esplicitamente questo, ma l'ho detto come fenomeno non di poco conto, è terribile.
Questo l'ho detto, eh. Ma mi sembra lo ritenessi improbabile, no, questa cosa. No, ho detto semplicemente invece... che no, io parlavo d'altro. C'è questa cosa. Io ho parlato d'altro, non ho parlato, adesso dirò, poi riprendo in mano la questione perché mi è stata posta la domanda esplicitamente. Ci sono altre domande che potreste fare? Io vorrei farne una. Sì. Dunque, no, più che una domanda è una constatazione, nel senso che parlando così a tu per tu con delle persone che dell'est per esempio, no? Badanti o cose del genere, si percepisce che beh, il comunismo non è passato in vano comunque, non è che abbiano proprio, hanno quasi paura di esprimere, di essere della la loro religione. Questo l'ho visto particolarmente in Moldave, Rumene e anche russe. E russi, uno. E poi forse erano ucraine. Ma forse. Sì. Perché dalla Russia non è che vengono tante dalla Russia. Sì, è vero, era ucraina. Però lei si diceva bielorussa, voleva essere proprio russa. E poi riguardo invece, parlando sempre tu per tu con qualcuno, perché stranamente hanno tutti studiato, sono tutte laureate, anche le badanti che vengono qua dal Marocco, eccetera. E parlando tu per tu, no, io ho detto, ma in fondo dico, la situazione femminile nel Corano, insomma, lascia un po' a desiderare. Le donne non avranno poi niente, morte e buonanotte. Qua, no, ecco, non c'è niente da sperare laggiù. E lei dice, sì, è vero, noi diamo solo questa possibilità ad Allah di gioire del fatto che ci sono degli uomini che gioiscono facendo gli atti sessuali per tutta l'eternità con le loro, con altre donne, con delle vergini. D'accordo. Dico, ma poi, dico, parlando di nuovo del Corano, che voi insistete, c'era anche un uomo in questo caso, sembrava quasi un imam. Dico, è proprio il libro della pace, quello che porta alla pace. Dico, e allora, tutte queste guerre sante, per carità, dico, che sono iniziate con Maometto e continuano ancora adesso, come le giustificate? Cioè, non so, io trovo molto difficile parlare con queste persone, anche in casi così, solo per dire. E trovo che noi cristiani comunque non è che abbiamo paura, non siamo informati sulla religione cristiana, siamo molto ignoranti, gran parte di noi. E noi siamo nati così, siamo cristiani da tanto, viviamo così e noi abbiamo la nostra fede, loro si tengono la loro, cioè non c'è, non so, quel voler entrare anche in discorso degli altri, tutto qui. Io ho visto queste difficoltà che non mi sembra. Qualcun altro ancora che vuole, poi rispondo. Qualcuno che vuole ancora intervenire? Allora rispondo io. Allora vediamo dunque un po'. Tanto partiamo dalla presa di posizione molto ferma, la prima, cioè il fatto che diceva che ha dato una visione. Non era mio intento dare una visione positiva o negativa dell'immigrazione. Il mio interesse era far vedere i dati che ci sono dietro l'immigrazione, ma non ho espresso nessun giudizio né positivo né negativo. Ho detto semplicemente che l'immigrazione è un dato strutturale del nostro pianeta, poi come si gestisce sarà positivo o negativo. Ma non era il mio intento, proprio assolutamente, di dire che è bene che ci sia l'immigrazione, che quella c'è. No, semplicemente volevo mettere in evidenza la rilevanza del fenomeno come strutturale del nostro pianeta Terra. Poi come lo gestiamo noi sarà positivo o negativo. Certo posso condividere, questo è vero, posso condividere la percezione che è una cosa che ci costerà molto caro. Costerà molto caro. Questo lo condivido. Questo lo posso condividere. Adesso veniamo però al fatto di vedere, sedendo più specificamente nell'ambito religioso, vedere che quasi neanche questo non era nel mio intento fare vedere che io ho una visione o positiva o negativa dell'Islam. Se noi dovessimo entrare, anche per entrare nella questione che ponevi, dovessimo entrare a giudicare che cosa significa l'Islam oggi dal punto di vista religioso, e sarebbe un altro discorso. Un discorso molto, 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 molto impegnativo, ma molto fermo,
molto fermo. Io mi ero fermato alla soglia del fatto che qui vengono dei musulmani, rispetto a cui, presso i quali, ma non ho parlato solo dei musulmani, parlavo anche, poniamo, degli ortodossi, parlavo degli indù, anzi gli indù non l'ho neanche citati. Vengono dei, oppure ci sono delle religioni cosiddette naturistiche, no? In Africa non sono né tutti solo buddisti, solo islamici o cristiani, eccetera, ma ci sono grandi tradizioni naturistiche. Dicevo che tendenzialmente queste tradizioni religiose hanno la religione come comunicazione corrente. Non ho detto che quel che comunica sia giusto o sia sbagliato, ho detto che hanno la comunicazione religiosa come corrente, mentre invece noi siamo in una fase della nostra tradizione religiosa in cui la religione non si comunica dal punto di vista religioso. Della religione si tace nella vita, poi si va in chiesa, eccetera, ma si tace nel vivere corrente. Questo vuol dire che il modo con cui manifestano i musulmani la loro fede sia accettabile, rispettabile, non era il mio intento questa sera, non era il mio intento. Era sottolineare il fatto che noi dobbiamo riprendere il discorso normale e vitale della religione rispetto anche al fenomeno dell'immigrazione. Perché nella immigrazione, qualunque genere essa sia, lo ripeto, la religione è generalmente una via di comunicazione ordinaria, per noi è diventata settoriale e limitata. Poi ho detto qualcosa anche da... Ma anche poi mi interessava moltissimo stasera dire che questa comunicazione anche noi non ce l'abbiamo con i cristiani stessi che sono lì. Noi non abbiamo nella nostra mente ancora in testa che la maggioranza degli immigrati è cristiana, rispetto a cui noi non abbiamo degli agganci per... Se io dico che in Italia, in tutta Italia, abbiamo 17 incaricati di comunicazione con le comunità cattoliche dell'immigrazione, dico una cifra spaventosa, 17 persone. Stasera io non sono entrato nell'altra parte del discorso che mi interessa, vi dico francamente, personalmente, moltissimo, cioè girando abbastanza in varie parti del mondo, non l'ho detto questo stasera, ma posso dire, così, girando vedo che nelle chiese che sono la fonte di immigrazione di questi cristiani non c'è l'idea di accompagnamento missionario di questi che vengono qui immigrati, ma continuano a vedere l'Europa in larga misura come il luogo in cui si viene solo per chiedere soldi per le loro cose laggiù, ma non per l'accompagnamento pastorale dell'immigrazione dei popoli. Questa visione missionaria di se stessi verso il mondo in molte chiese non c'è e dispiace. E diciamo, se usciamo fuori per un momento anche dalla, chiamiamolo così, dalla allucinazione che ci crea l'Islam, perché parliamo sempre solo dell'Islam, ma sarà una patata bollente grande la Cina dal punto di vista spirituale e religioso del futuro, se noi guardiamo nella Cina, ad esempio, non c'è ancora affatto la visione missionaria. Mandano un sacco di gente a studiare qua, ma purché ritorni, non che stia venendo ad accompagnare quelle centinaia di migliaia di cinesi che sono in giro per il mondo. Nelle molte chiese che sono, non c'è la visione missionaria di ritorno, che sarebbe così importante. Noi avremmo bisogno, in Torino, di avere almeno una parrocchia tenuta da cinesi, oggi, almeno una. C'è stato un parroco, semiparroco, in una parrocchia, ma ovviamente, passati 3 anni, se ne è tornato nella sua diocesi laggiù. I cinesi che sono qua, vedetevela voi. E questo anche per alcune chiese africane. Datemi la borsa di studio perché studino a Roma, prendono la laurea e poi tornano laggiù gli africani. Ma qualche vescovo che dica, amici miei, venite a lavorare qua, sacrificatevi qua, fuori dalla vostra terra. È raro trovare chi fa questo, è raro, ma sarebbe tempo e come. E noi dovremmo fornire qui, ripeto, almeno 3 o 4 parrocchie che siano tenute da africani. O studiare un assetto territoriale per gli africani che non coincida con la nostra unità pastorale, perché non quadra la cosa, non quadra su questo, non quadra.
deve essere pensato in un modo diverso. Mentre invece, ripeto, potrebbe essere interessante chiedersi ciò che sta sotto la domanda, e poi veniva fuori anche di nuovo anche dall'intervento ultimo, che cosa potremmo dire noi in un dialogo con queste religioni, qualora volessimo entrare in dialogo seriamente, dopo che abbiamo preso in serio, che cosa comporterebbe un confronto serio, non buonistico, un confronto serio con l'Islam, con l'induismo, ad esempio, e con la mentalità cinese. Non chiamiamola religione, la mentalità cinese. E qui ci sarebbero parecchie cose da dire, parecchie, davvero, ma sarebbe un altro discorso. Invece sottolineo il fatto che è stato accennato bene, come riscontro l'ho trovato molto interessante, il fatto che si constata che noi dal punto di vista cristiano siamo abbastanza disabituati, mettiamola così, incapaci, mi pare esagerato, certamente disabituati a gestire in confronto la nostra fede con chi è di un'altra fede. Su questo terreno a me pare che sia tempo che da noi si faccia, qualcosa si sta già predisponendo al riguardo, che cominciassimo a considerare nell'ordinario della nostra formazione questo che io metto come titolo, cristiani ma consapevoli fra molte fedi. Che non capiti che la consapevolezza delle fedi c'è, nell'altro non c'è. Questo con l'Islam è molto triste. C'è una iper sovraesposizione dell'Islam come identità, in alcuni componenti sue specialmente, che a fronte di un cristianesimo floscio, fa in fretta a dire le cose che diceva lei, perché il cristiano non è andato a controbattere pressoché nulla, perché non è abituato a gestire in proprio la missione della propria fede, perché nel mondo in cui ci troviamo noi oggi, la Chiesa, i suoi confini reali, le avrà nel confronto con le altre fedi al piano bar, non nelle adunanze della parrocchia, al piano bar. Ma su questo terreno noi siamo abbastanza disabilitati. Cioè la fede come una gestione proprio convinta delle proprie cose. E poi magari allora si rimane perplessi o per non dire disarmati rispetto a chi si vede che la propria fede invece la manifesta esplicitamente. Ma se di fronte a te hai uno che non sa perché è cristiano, certo che il confronto rimane. Ma se si dovesse fare, e si dovrà fare, credo senz'altro in futuro, dovrà fare sempre più apertamente un confronto aperto dal punto di vista religioso con le altre fedi, ci sono molte cose che saranno impegnative. Adesso se vogliamo prendere l'Islam, fermiamoci solo sull'Islam, l'Islam dovrà per la prima volta, forse in un modo potente essere se stesso fuori dalla umma, come si suol dire, perché buona parte della mentalità musulmana è quella di siamo tutti da noi, cioè la comunità totale è musulmana, non è semplicemente il fatto di pregare, ma il fatto del vivere quotidiano, il modo con cui mangi, il modo con cui guardi il calendario, eccetera, eccetera. Ma questo, quando c'è tutta la società che è permeata da ciò, è una cosa, ma quando una parte ormai rilevante di musulmani è fuori dalla umma, e cari miei, alcuni dei più avveduti imam che ci sono anche qui in Torino sanno benissimo cosa vuol dire per un musulmano trovarsi fuori dalla protezione collettiva. È soltanto il 10% che frequenta le moschee. No, faccio per dire, cioè, che c'è un problema dell'Islam che è un problema un po' inedito per l'Islam stesso, essere musulmano fuori dalla comunità tutta musulmana. E questo è uno dei talloni forti in apparenza, ma tallone d'Achille molto grave della tradizione religiosa musulmana, che vive di un appoggio statale sociale che in futuro avrà tutta una serie di fragilità che danno pensiero a chi guarda un po' in lontananza, anche nell'Islam. Boh, comunque insomma, per dire, insomma, questo però è un altro tipo di discorso, è il discorso che si fa quando ci si chiede, dialogando tra le religioni, qual è l'atteggiamento che, ponendosi nell'ottica del cristiano, deve avere il cristiano per confrontarsi. Certamente il cristiano deve diventare convinto della propria fede, ma convinto di suo.
convinto di suo, e su questo terreno bisogna che dovesse anzi dire una cosa, è tempo che si prenda la potenza del Vangelo per quella che è stata fatta d'altezza all'uomo, non all'altezza solo dei ragazzini e dei bambini, è stata fatta d'altezza all'uomo, il Vangelo è stato annunciato d'altezza all'uomo. Tendenzialmente noi finiamo la nostra formazione religiosa a 16-17 anni e poi chi si è visto si è visto, questa roba qua non tiene più. E anche se si vuole fare una pastorale giovanile, per dirlo, insomma a volte si sente un'enfasi, il giovane fa sempre... Se si vuole fare una seria pastorale giovanile, bisogna fare una seria pastorale degli adulti, in cui c'è anche il risvolto per i giovani, ma non viceversa, tutto concentrato sui giovani, gli adulti, chi si è visto si è visto. Questo non tiene più, non tiene più. Ma questo è un altro discorso. Questa... Ripeto però il titolo importante che potrà essere dato, e in parte si cerca di farlo, in una condizione come quella in cui l'immigrazione ci porta le altre religioni al piano comune, è quello proprio che bisogna essere oggi cristiani fra molte fedi. Cristiano fra molte fedi. Quindi conoscere anche bene, insomma, prima la propria religione, poi dopo anche capire uno... Posso dire per mia esperienza che ho incontrato diverse persone, mettiamo un altro discorso, diverse persone le quali non sono, sono musulmane come sono di altre fedi, nella convinzione naturale che quella sia non una religione, ma la religione. E la vivono con tutta onestà, cioè con di vivere il meglio che possono. Anche queste persone si trovano di fronte ad altre fedi per cui si dovranno chiedere una serie di cose. La prima, quanto ciò che essi credono sia convincente dal punto di vista proprio che ci sono altre fedi, come mai non ci regalano, com'è. E quindi ci sarà un discorso di vedere cos'è importante la propria fede e cosa in chi, di fronte, chi sta di fronte a me è riconoscibile anche da me in qualche modo. E questo è un lavoro che certamente nel futuro sarà molto impegnativo. Ma vi do da questo punto di vista un riferimento, lapidario, e in questo posso concordarmi, l'Islam ha delle cose durissime da superare, che finora non sono superate. Quindi il discorso cristiano e pace non si deve mai dire in pubblico, perché è sbagliato. Comunque, è sbagliato nel senso che se fai conti con certe cose è pace, se non fai conti non se ne parla. Ma il principio è che le fedi si augura che in futuro... quanto più ritengono di essere vere, tanto meno potere devono avere dal punto di vista politico e tutto il resto. Questo è un punto fondamentale, ma finché rimarrà in tutte un po' le fedi, ma in qualcuna specialmente, il principio secondo cui, siccome io ho la vera fede, dunque io devo avere i mezzi privilegiati del potere per farla valere e per semmai imporla, questa è una iattura per la storia dell'umanità. E su questo terreno credo che il cristianesimo proprio abbia qualcosa da dire, perché il cristianesimo è sorto proprio sconfiggendo quest'idea della religione. Se sei, scendi dalla croce, vinci e ti crederemo. Invece il cristianesimo, l'Islam invece da questo punto di vista ha un tallone d'Achille fortissimo, perché è nato... come il resto c'è in parte anche nel Primo Testamento, nell'idea secondo cui la religione, perché appunto è un grandissimo valore, deve essere anche sostenuta e difesa con ogni mezzo, compresa anche la violenza. Questi sono tutti conti da rendere, che si dovranno rendere conti, ci si augura però, in base a quel principio che vi dicevo, che si arrivi da parte dei credenti di tutte le religioni, si arrivi a dire che quanto più uno ritiene che la propria religione è vera, tanto meno potere deve chiedere. Allora sarà credibile, ma se sotto sotto si nasconde l'idea di un potere, è finita. Non so se ho dato qualche piccola reazione al riguardo, ma mi pareva di poter dire questo. Ci sono due domande? Boh,
Ma ci possiamo fermare qui, via.